Buongiorno a tutti, siamo sul cantiere che allungherà la pista dell'aeroporto Gino Lisa di Foggia. Siamo passati dalle parole ai fatti concreti. Dopo aver effettuato la bonifica degli ordigni bellici nelle settimane scorse, è stato rinvenuto una bomba lasciata da aerei durante la Seconda Guerra Mondiale e delle munizioni della contraerea. Quindi, dopo aver bonificato come prevede la legge, sono partiti i lavori per allungare la pista. Oggi siamo nel punto in cui verrà la bretella stradale che collegherà via Castelluccio a Tratturo Camporeale, perché l'allungamento della pista chiuderà via Castelluccio e quindi ci sarà una bretella stradale con i relativi sottoservizi che congiungerà le macchine che vengono da via Castelluccio con Tratturo Camporeale. Sarà prevista anche una pista ciclabile e degli alberi che costeggeranno tutto questo tratto. Ecco, dopo aver lavorato in questi 4 anni, dopo essere stati per 3 volte a Bruxelles insieme con sul mandato del presidente Michele Emiliano e lavorando insieme al management di Aeroporti di Puglia, dopo aver sbloccato una conferenza di servizi presso il provveditorato delle opere pubbliche che era ferma da anni e che in 5 mesi abbiamo sbloccato, e dopo aver stanziato le risorse anche per quando l'aeroporto diventerà operativo per i costi di gestione al netto dei 14 milioni di euro che erano già stanziati per l'allungamento della pista, non ci credeva quasi nessuno, erano in pochi a crederci che avremmo avviato il cantiere. Oggi stiamo a testimoniare l'inizio dei lavori che faranno allungare la pista dell'aeroporto Gino Lisa fino a 1900 metri. Questo consentirà a Foggia di poter avere aerei, potranno atterrare e decollare aerei di categoria C, quindi fino a circa 120 posti, e questo darà un sicuro impulso alla economia del nostro territorio, soprattutto all'economia turistica. Ecco, io voglio ringraziare tutti coloro i quali insieme al governo regionale pugliese hanno lavorato affinché questo avvenisse. Faremo altri incontri periodici per testimoniare l'andamento dei lavori e per fare i controlli su ciò che avverrà. È una bella giornata oggi a Foggia perché dalle parole siamo passati ai fatti concreti. Siccome contano i fatti, noi stiamo allungando la pista dell'aeroporto Gino Lisa di Foggia dopo anni di parole. Passiamo dalle parole ai fatti.